Eccoci pronti, buongiorno, bentrovati a TG2 Italia. Allora, siamo in chiusura settimana, oggi è venerdì e con voi vogliamo parlare di un evento, un fatto che è accaduto in Spagna. Allora, partiamo dal nostro titolo che già rende molto l'idea: Ecce Caravaggio. Che cosa vuol dire? Che in Spagna era stato messo all'asta un quadro. Molto bello, però si pensava di un pittore minore, no? un ecceomo, ecco perché ecce Caravaggio, e invece è stato ritirato prontamente perché hanno detto no, attenzione, questo è un Caravaggio. Potrebbe essere un Caravaggio vero e quindi a questo punto insomma questo quadro non si sa bene dove sia o forse qualcuno lo sa però insomma la Spagna è intervenuta ha detto giù le mani da questo quadro perché dobbiamo capire se è un vero Caravaggio. Di questo vogliamo parlare oggi di arte ovviamente dedicata in modo particolare anche al Caravaggio ma non solo. E poi vogliamo parlare dei sette giorni. È venerdì, come sapete, questo rotocalco che vi piace molto, lo apprezzate molto e noi di questo siamo molto contenti. E quindi vedremo tutte le notizie della settimana, ma gli avvenimenti, ma anche tutte le curiosità che arrivano dal mondo. Allora vogliamo parlare di quadri di Caravaggio. Con chi lo facciamo? Con Francesca Cappelletti. Buongiorno. Buongiorno. Lei è direttrice della Galleria Borghese di Roma, una galleria meravigliosa eh, che eh, contiene se non sbaglio direttrice 6 Caravaggio, vero? Sì, e abbiamo il più alto numero di Caravaggio di qualsiasi altro museo nel mondo. Hai capito. E sono anche dei dipinti che eh, raccontano eh, quasi tutto il percorso della vita di Caravaggio, perché due di questi, il bacchino malato e il ragazzo con la canestra di frutta, sono dell'inizio e gli altri di e fase poi, più tarde. Più tarda, in fase più tarda. Poi ovviamente li vedremo, ne parleremo, quindi grazie davvero di essere con noi a Tg2 Italia. Grazie direttrice. a voi. Senta, andiamo a salutare anche Michele Cuppone ricercatore eccolo buongiorno Michele grazie di essere buongiorno, tornato salve. Tornato a TG2 Italia, lui è un ricercatore, uno studioso appunto anche di arte, di questi quadri meravigliosi e cercheremo di parlare anche con Michele che è appunto un grande curioso del Caravaggio in modo particolare, di capire se effettivamente questo quadro dove la Spagna è intervenuta ha detto giù le mani da questo quadro e quindi vogliamo capire se effettivamente lo è. Quando si parla di arte... Ditemi la verità, ci viene in mente subito il critico d'arte che è Vittorio Sgarbi. Buongiorno, Vittorio. Eccolo, sono Eccolo, qua. che vediamo anche un sono operatore. In prossimità. Vittorio. Sì. <ride> Io sono in prossimità di un dipinto di Ribera, che peraltro non potete vedere perché sono davanti, ah. e lo dico perché questo grande pittore spagnolo che lavora in Italia e anche a Roma, e molto vicino a Caravaggio, era quello a cui si attribuì inizialmente il dipinto di cui stiamo parlando, per cui c'è una familiarità, diciamo. Mm. E anche in fondo una logica in quello che sentiremo di questi riconoscimenti. Allora, proprio su questo, Vittorio Sgarbi, ma anche con la nostra direttrice, con Michele Cuppone e tutto il nostro pubblico a casa, adesso vogliamo ricostruire un po' la storia di quanto è accaduto appunto a questo quadro, eh, che, sembre, eh, che è un ecceomo di Caravaggio, che sembrerebbe davvero essere di mano del grande Caravaggio, e costruiamo come sono andate le cose, perché era stato messo all'asta a pochi euro. Eh. Allora, vediamo con il nostro Tommaso Ricci, poi ne parliamo. Stava lavorando un saggio sul periodo napoletano di Caravaggio ed ecco che la raggiunge la soffiata che forse in un'asta a Madrid ce n'è uno proprio di quel periodo, finora mai visto, o meglio, di cui si erano perse le tracce. L'occasione è troppo ghiotta, le foto ricevute sul cellulare parlano da sole e Cristina Terzaghi, storica dell'arte, salta sull'aereo e lo va a vedere. Una grande emozione per chi fa il suo lavoro trovarsi di fronte a un nuovo Caravaggio. Sì, sì, senza dubbio anche se appunto diciamo a me la foto era stata inviata eh, da alcuni amici che sono antiquari quanto tempo prima? Eh, ma un, una settimana dieci giorni prima che decidessi di prendere l'aereo diciamo che io sono stata molto veloce a salire sull'aereo no perché avevo un articolo in corso Proprio su questo tema e quindi volevo verificare di persona eh, di non aver preso un abbaglio e che potevo inserire un articolo scientifico questa questa immagine, insomma questo nuovo dipinto. Ma questo quadro che in una notte è passato di valore da 1500 euro, questa era la base d'asta, a centinaia di milioni. Anzi, adesso col vincolo spagnolo che vieta la vendita all'estero bisogna ridimensionare a decine di milioni. È davvero così bello? Il quadro è strepitoso. Infatti di tutte le critiche che ho letto poche, eh, devo dire, hanno messo in dubbio l'attribuzione, perché è un quadro che ha questa profondità, questo campo lungo, gli altri H Homo che noi possediamo anche a, a figura di tre quarti come questa sono molto bidimensionali, mentre qui eh, c'è questa idea cinematografica straordinaria dell'ultimo personaggio che esce quasi dall'ombra e scompare nell'ombra, che è qualcosa... Di straordinario, cioè non, non è registrabile in nessun altro Ecceomo che io abbia mai visto, ma insomma anche gli altri studiosi. Mamma mia, che emozione, però l'arte riesce sempre a emozionare. Vittorio Sgarbi, una domanda immediata, diretta, ma davvero potrebbe essere un Caravaggio questo quadro? No, è un Caravaggio. Ah. Molti dipinti, certo quelli su cui noi possiamo avere una certezza assoluta, hanno documentazioni e hanno anche localizzazioni, stanno nei luoghi per cui Caravaggio li ha dipinti, come raccontano le fonti. Quindi abbiamo Sant'Agostino, Santa Maria del Popolo, San Luigi dei Francesi, dove le opere sono dove lui le ha dipinte. Quindi la firma, che è un altro elemento, è più rara: ne troviamo una con il sangue dalla testa di San Giovanni De Collato nel dipinto che sta a Malta e quindi lì c'è un Michelangelo. Per quello che riguarda invece le cose che diceva la studiosa che avete sentito, la quale ha detto cose giuste e ha anche detto, come io stesso ho scritto, che non c'è uno che l'ha visto per primo. Purtroppo tutti noi, lei compresa, abbiamo subito il fascino del mercato. Lei è stata chiamata al telefono da un, due antiquari, Voena e Moretti, bravi, che lavorano con molta determinazione e che erano stati quelli che, senza averlo scoperto, avevano comprato qualche tempo fa a Parigi un capolavoro di Artemisia, eh, autrice molto vicina a Caravaggio e molto richiesta, vendendolo poi dopo poco per più di un milione in, in sopravanzo rispetto a quello che avevano pagato. Il dipinto l'ha valutato 100-200 mila euro, ha fatto... 2 milioni e mezzo eh no. è stato venduto a 3 milioni e mezzo dalla National Gallery, quindi la destinazione potrebbe essere analoga a quella di questo dipinto per il Prado e certamente sarà più facilmente indirizzata verso quel museo. Però cosa fa lo studioso? Eh, siccome è legato a un mondo che non è soltanto quello della, della pura conoscenza, invece di scrivere subito attende che le cose siano in qualche modo placate, cioè che qualcuno l'abbia acquistato. In questo caso fu ritirato il 7 e da quel momento si scatenarono, io per primo, lei sulla Repubblica e io sul Corriere e sul giornale, quelli che l'avevano visto prima. Io l'ho visto il 25, inviato da un eh? mio segnalatore che sta a Madrid, che si chiama Dipinto, che mi mandò l'opera e vedendola io ho immediatamente dalla fotografia, dall'altra parte la... Abbiamo detto tutti che se c'è l'inventore della fotografia in pittura, questo è Caravaggio, c'è cioè questa immediatezza, questa presa diretta sulla realtà, questo attimo decisivo che è evidente in questo. Per cui, come sa bene una studiosa come la Capelletti, la intuizione, a parte poi le conservazioni e la qualità, si può fare anche dalla fotografia. Però abbiamo tutti taciuto, quindi il privato che qualcuno attribuisce alla... Terzaghi lei stessa non lo riconosce perché è impossibile riconoscerlo, contemporaneamente Massimo Pulini, stimolato da altri due antiquari, il padre e il figlio Caroni, guardava l'immagine e scriveva addirittura una perizia da mandare alla Casa d'Aste. Col che possiamo dire che l'anticipo di questi eh, mormorii sul dipinto viene dai due antiquari pesaresi, i quali hanno cominciato addirittura a fare dei selfie, per cui qualcuno l'ha visto e si è creata l'effetto calugna di Rossini, che era un rovescio, per cui certo. tutto il mondo si è incuriosito. Fossero stati più prudenti, forse l'opera poteva essere acquistata da un antiquario e venduta eh. a un museo americano, la qualcosa sarebbe forse sbagliata, ma portava a capire un valore di mercato che poteva arrivare intorno ai 200 milioni. Di, eh no. eh, eh, Vittorio dollari, Sgarbi, però io, ho di capire... eh, però io ho bisogno di capire una cosa. Alla mia domanda quando ho detto ma è davvero un Caravaggio e lei ha detto no, no, è un Caravaggio quello. Allora, quali sono gli elementi determinanti per dire è un Caravaggio? Allora, dicevo che la Terzaghi, scrivendone eh, il giorno dopo di me, ha sì. detto che... Eh, non si poteva dire che qualcuno, neppure lei, l'avesse scoperto, benché attenta a quel momento, ammesso che sia un'opera napoletana, cosa discutibile. Io immagino che sia un'opera, del momento successivo eh, alla di per... che è quello in cui un senso di colpa. Sì, parla... Dicevo che sostanza potrebbe essere il momento in cui lui dipinge la, la cena in Emaus, che sta a Brera, che è un momento in cui lui ha un profondo senso di colpa. Però lei dice, è, è, è evidente che è. Caravaggio come è evidente che oggi è la giornata di sole ecco questa è la stessa sensazione cioè, non è un'opera che attribuiamo per esempio un altro studioso che si chiama Pappi ha attribuito un ecce homo con molta convinzione, che sta in una collezione di Cittadella, che è anche di un amico, che è un dipinto che oggi, affiancato a questo, fa capire che non può essere Caravaggio. Caravaggio ha un'altra parte. Se uno pensa agli esseri umani, no? può essere confondibile eh, Marilyn Monroe con Naomi Campbell? cioè, l'importanza eh, no, di una persona eh, non esclude <ride> quindi allora la riconoscibilità è, è ictu oculi, e d'altra parte l'ecce homo che aveva maggiore autorevolezza, da tutti riconosciuto, con molti turbamenti, certo indicato da Roberto Longhi sta a Genova e se lo vedi voi l'avete le immagini li vedete uno a fianco dell'altro a fianco di questa opera così potente muoiono ma non perché non siano dipinti importanti o caravaggeschi perché gli manca quella potenza quella capacità di prenderti di urtarti di urticarti Chiaro. questa brutalità che c'è nei capolavori di Caravaggio è l'emozione che crea no? del pirato in primo piano certo e e la figura che c'è dietro, la ragione, quella che colpisce di più, ricorda addirittura Munch, è uno così, che ha un incubo allucinato. Ora Caravaggio ha questa potenza che io ho paragonato al miliziano morente di Robert K, alla celebre fotografia, che è come la sensazione di qualcosa che ti prende e ti coinvolge e ti travolge. Quindi... Esattamente come riconosci, non so, Jules lo riconosci rispetto a eh, che so, eh, Marlon Brando. Cioè, non, non è che dobbiamo discutere se uno è migliore, se l'altro è peggiore, cioè, no, no, anche no, Rivele è bravo. Anche... Certo, è l'emozione che può, poi. Ma è più importante perché ecco. Quindi cioè. il tema dell'attribuzione è il riconoscimento della identità. Non serve il documento cioè, per riconoscere sgarbi per strada, tu non hai bisogno del documento. Per riconoscere la Terzaghi, devi chiedere il documento. Sgarbi quindi, non vuole dire no, che si dire sta che paragonando a Caravaggio? Sto... Eh? Scherzo, ovviamente. <ride> no, allora... no, dire che dipende da tante cose. In questo caso è certo. la notorietà, ma dicevo dipende anche dalla potenza, con cui, dal carattere. Diciamo. Chiari, ecco, dal carattere, carattere dall'identità. Di cioè... poi c'è il secondo elemento che è verificare se Voglio la capire, voglio per questo cap è meglio andare a vederlo dal vivo. Esatto, voglio capire che ancora non l'ha visto dal vivo appunto Michele Cuppone, però voglio capire appunto se effettivamente è dello stesso avviso eh, se, eh, di appunto Vittorio Sgarbi se questo quadro appunto ritrovato in Spagna potrebbe davvero essere un Caravaggio o è un Caravaggio che idea si è fatto? Beh, intanto se permette una battuta, la stessa scena dipinta sembra un po' racchiudere il senso della questione, c'è Pirato che eh, invita a giudicare sulla colpevolezza di Cristo ma sembra invece chiederci un giudizio sul quadro e o non è Caravaggio, eh, appunto io non l'ho visto dal vivo e quindi non posso pronunciarmi diciamo per, eh, per come era vero anche perché andrebbe eh, rivisto pulito e dopo soprattutto le analisi tecniche. Certamente non ho mai visto, non dico tanto consenso, ma già tutto questo ottimismo su un quadro presunto di Caravaggio che fa eh, ben sperare. Quindi, Villo. diciamo, le analisi tecniche eh, possono, possono essere importanti eh, come, come riscontro. C'è un particolare Pronto? che può sì. aver notato su questo quadro, qualcosa appunto che può far davvero pensare, o okay, che insomma è proprio un Caravaggio, no? ci fa dire questo, come ha detto molto chiaramente Vittorio Sgarbi, Cuppone. Allora, eh, sì, lo stile, le potenzialità ci sono tutte sicuramente. Eh, a livello tecnico, appunto, io avevo notato questa cosa, se non so, possiamo vedere, ecco sì, la testa di, di Pilato. Eh, se si vede, sì, un'inquadratura più ampia del personaggio a sinistra, quello tutto a sinistra, e si vede che intorno alla testa, eh, non il Cristo ma Pilato, eh, c'è una, eh, non so se potete fare scorrere le immagini. Io vedo, sì esatto, questa eccolo, qui, ecco Pilato, eccolo, vediamo che una specie di ombra attorno una specie di ombra attorno al cappello di, di Pilato, di Pilato eh, sì. che ombra non può essere perché la luce viene da quella parte, quello potrebbe essere un pentimento, mi piacerebbe saperlo. Cos'è il pentimento in pittura? Cioè il pittore che eh, ha una prima idea, in questo caso può essere il cappello più grande o la testa in un'altra posizione, mm. poi ci ripensa, appunto si pente, la cancella. Eh, però rimane qualche traccia e con le radiografie e con l'importanza delle indagini eh, si possono vedere questi pentichi, pentimenti che sono tipici delle opere Deve. originali, quindi già scattare l'ipotesi che sia una copia. Ma... Non serve nemmeno un'analisi tecnica perché la qualità è veramente eccellente. Quello lo vediamo anche da una foto diciamo, non professionale come, come certo. quella che abbiamo. Allora, eh, direttrice della Galleria Borghese Roma, abbiamo detto, Francesca Cappelletti, Buongiorno. ci sono lì eh, sei Caravaggio addirittura, quindi insomma sei capolavori. Permettetemi di dire perché veramente io sono d'accordissimo con Vittorio Sgarbi quando dice hanno l'identità che ti travolge, ti rapisce. No? Quindi, noi ne abbiamo sei. Che caratteristiche hanno? Prima diceva che è un percorso che questi Caravaggio che sono all'interno della Galleria Borghese, ovvero è una delle peculiarità della galleria, di poter veramente imparare la storia dell'arte confrontarsi con la storia dell'arte stando in un luogo tutto sommato di piccole dimensioni che li stiamo eh, vedendo, noi intatto, sì, eh, abbiamo, abbiamo una stanza che era chiamata in antico eh, un, la stanza del Sileno da una statua antica, adesso per noi è chiaramente la stanza di Caravaggio diciamo eh, che cominci. il Novecento ha cambiato anche la nostra percezione dei musei, certo. quindi eh, è Ovvio che le opere di Caravaggio concentrate dopo il riallestimento in questa stanza hanno dato a questa stanza un'identità quasi monografica. No? Mm. Noi entriamo qui e capiamo che gran belle. parte di quello che dobbiamo sapere del percorso di Caravaggio a Roma. E capiamo perché questo pittore arriva e, e subito diciamo, si afferma in alcune delle botteghe principali dell'epoca, come quella del Cavalier Darpino, che all'epoca era un pittore molto più famoso di Caravaggio. Caravaggio adesso sicuramente no, certo. e, e comincia a dipingere lì eh, la frutta e i fiori. Cioè lui era considerato qualcuno che veniva da una formazione lombarda più naturalistica, e quindi vedete qui come effettivamente Bellissima. nella canestra in braccio appunto al ragazzo con la canestra di frutta e lui dia prova di questa sua eh, perizia, di questa sua sapienza ma anche di inventività nel dipingere la natura morta che, eh, come hanno detto degli studiosi, eh, con lui diventa natura viva, cioè sono sì, dei frutti che veramente si appaiono. <ride> Poi, in direttrice, tutta con la loro lei, intensità. nella loro intensità, come appunto diceva anche Vittorio Sgarbi, con lei voglio capire anche eh, perché alcuni capolavori che fanno la differenza ovviamente di una galleria, di un museo, no? mi viene in mente l'ora di Parigi, ma non soltanto, sono posizionati proprio in quel luogo, in quel sito, no? poi magari ce lo spiegherà. Eh, Vittorio Sgarbi, ehm, volevo chiederle una cosa, pensa che possano esserci altri capolavori di Caravaggio che magari insomma, ancora non abbiamo sentore, ma voi, come prima ci ha spiegato molto bene, magari... Qualcosa sapete in più, o no? Beh, diciamo che la gloria massima di uno studioso è scoprire un caravaggio. Per questo dicevo ah. è stato nobile il discorso della Terzaghi sulla unanimità o la coralità. Perché dico, se avessimo voluto, io avessi voluto avere il merito della scoperta. Per prima, avrei avuto. Avrei dovuto avere il coraggio di pubblicarlo il 26, cioè ignorando tutto quello che capita intorno e che condiziona i nostri movimenti, non perché noi siamo servi del mercato, ma perché si attende che accada qualcosa, in questo caso che qualcuno lo acquisti. Quando hanno deciso di non venderlo, tutti siamo partiti, ognuno dei, di noi, dicendo quello che aveva pensato dieci giorni prima, quando è arrivata la fotografia. Detto questo, voglio ricordare che uno dei capolavori di Caravaggio, che è conservato agli uffizi, quindi nel più importante museo italiano, e cioè il Bacco, è stato tolto dai depositi nel 1913 da Matteo Barangoni, che insieme, anche se meno noto oggi di Roberto Longhi, iniziò la riscoperta di questo artista che risale sostanzialmente alla mostra di Milano nel 1951, il che vuol dire che se Caravaggio è stato demonizzato per la sua vita, la sua condotta, eh, la sua dimensione etica, che la Chiesa ha giudicato immorale e maledetta intorno alla metà del Seicento, per 300 anni non lo abbiamo ignorato. Gli studi sono andati avanti nei primi anni del Novecento, quindi è un autore moderno, nasce nel 1951, è coetaneo di Pasolini, che è allievo di Roberto Longhi, Fece la sua esistenza come un transfer di quella di Caravaggio, un'esistenza maledetta che era oscurata tra intelligenza e vita, tra strada, i ragazzi di vita di Pasolini: sono Rinetto Davoli, che come il ragazzo del cesto di frutto di cui parlava la Cappelletti, o il bacchino malato, che come. Franco Citti o Pelosi, quello che l'ha ucciso, che è identico della postura del volto, nell'espressione in qualche modo irridente e, e con l'aria così di, di chi ti dice figurati io posso fare quello che voglio, dell'amore vincitore di Berlino. Quindi i, i personaggi caravaggeschi diventano i modelli per Pasolini, che rende assolutamente contemporaneo Caravaggio come nessun altro artista, che è Ike Trunk e la sua letteratura... Coincide più o meno con la mia vita, nel senso che io sono nato nel 52, quindi da quel momento inizia una grande eh, ondata di, di caravaggismo che cresce, cresce, cresce finché dopo Longhi, io sto scrivendo quello che è accaduto dopo Roberto Longhi. Accade che tutti gli studiosi iniziano a proporre delle opere e sono volta a volta Ferdinando Bologna, Mina Gregori, eh, Maurizio Marini. Il più importante dei dipinti apparso prima di questo è. Alla Grea Barberini, dispiace per l'amica Cappelletti, che è la Giuditta Loferde, scoperta da Pico Cellini, grande restauratore Bene. che lo restaurò e che arriva alla mostra di Milano, perché la mostra l'ho fatta a Milano per dire è un grande autore lombardo, non a Roma o Firenze. Questa era la volontà di Longhi, che tra l'altro non era, era di Alba, ma la fa a Milano. E a Milano stabilisce una cultura del nord di cui lui Caravaggio è il massimo simbolo, una grande cultura padana, e arriva a mostra iniziata. La Giuditta Oloferne Coppi, che veniva da una famiglia, poi era originaria della famiglia Costa, e che diventa un ulteriore motivo di richiamo. Cioè, poi dopo di quella, la più importante, è un crimine contro la tutela, che è l'apparizione a casa Arditi di Castelvetere di una negazione di Pietro, che viene vista sempre da Longhi, che dice ma è Battistello Caracciolo, in realtà sapeva che era di Caravaggio. Di Caravaggio. Poi la esportano abusivamente in Svizzera. Oggi è al Metropolitan, illegalmente, ecco. lo dico ogni volta, con il, il Massimo studioso che si chiama Cristian, che queste cose le sa come me. E nessuno dei carabinieri che si muove per andarla a recuperare. È un'opera che doveva stare in Italia, che è uscita dall'Italia alla fine degli anni 60, ecco. è stata riconosciuta alla fine da Maurizio Varidi, altro grande studioso che ne ha riconosciuti un po' Vittorio troppo. Poi la Gregori, come sa bene la Capelletti. No, chiudo una cosa un secondo, sì, ho sì, trovato sì. un'ultima un, un versione della Maddalena in estasi che è andata in una mostra a Parigi della Capelletti, che è un'opera molto possibile. Poi l'ultima delle grandi scoperte si deve a Sergio Benedetti, forse una versione sta anche qui a Casa Bigetti a Roma, che è una cattura di Cristo trovata a Dublino. Quindi diciamo, nel corso di 50 anni, 5, 6, 7 opere sono apparse oltre il corpus indicato nella mostra di Milano, questa è l'ultima e alla stessa evidenza delle altre. Hai capito? E, e e forse però Vittorio Sgarbi, ecco, hai, hai toccato un punto che poi, appunto, volevo chiedere alla dottoressa Cappelletti prima eh, proprio su, per quanto riguarda l'attribuzione di, di un quadro, no? di un'opera d'arte incredibile. Che poi, come diceva eh, Vittorio Sgarbi, magari va a finire a New York. No? Dice, insomma, illecitamente tutto questo non è così. Allora, prima di venire da lei, però volevo andare un attimo da Michele Cuppone perché c'è un altro dipinto su cui Michele. Cupone proprio sta un po' rincorrendo, diciamo così. Che è sempre un eh, Caravaggio certo. che è la Natività, se, giusto? Natività rubata a Palermo nel sì. 1969. E proprio lei dedicherà, se non sbaglio, un libro che è in uscita a questo, alla Natività. Sì. Esattamente, sì, per un capolavoro che forse adesso ritroviamo, ne abbiamo persi alcuni Diciamo ne, di recente, durante la seconda guerra mondiale un San Matteo L'Angelo eh, viene distrutto a Berlino durante Beh, la liberazione della città. Non lo sappiamo, forse lo, ecco. ah, lo, sappiamo, forse eh, lo ritroveremo. Sì. E la speranza, sì, sì, era assieme a 400. Eh, eh, giusto, io sono d'accordo con la cappelletta. Ritrovata... Eh. Sì, ah. eh, Ci spero proprio. Ecco, era, eh, erano 400 opere scomparse tutte, non è stata ritrovata nessuna. Vedremo se saremo ah. fortunati. Scusa per un attimo, Portone, perché attività, la Cappelletti sì. diceva, beh, è mica detto, magari lo ritroviamo. Mica lei c'ha qualche sentore, qualche No, 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 è ah, solamente no. che sono un ottimista, no, 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 talvolta fino all'irrazionalità, però ah. secondo me bisogna essere cauti con l'idea che queste opere possano essere distrutte, perché in realtà altre opere mm. che sempre sono state date per perse in questo incendio del di Frederiksheim durante i bombardamenti di Berlino ah, certo, del 1945, certo. senz'altro opere non così importanti come quelle di Caravaggio, non solo questa, però ma San anche l'Orazione di Matteo L'Angelo. Nell'orto no? Questo... nell appartenenti sempre alla collezione Giustiniani. Chiaramente di queste non si ha più nessuna traccia, però qualcosa in realtà dopo quella scomparsa potrebbe, potrebbe. è ritornato fuori. Per cui ho sempre la speranza che faccia parte di qualche bottino di guerra e che poi non so, possa Uff. essere ritrovare allora sì, compone, sì. quindi lasciamoci aperte sempre no? <ride> Appunto, una porticina che la insomma speranza... eh. Assolutamente, la speranza anche di ritrovare questa Natività rubata a Palermo nel 1969, quindi è l'ultimo quadro eh, perduto, disperso, ecco come dice la professoressa Cappelletti, speriamo di ritrovarlo. Sì. E, sì, io pubblico la seconda edizione di un saggio in cui ci sono delle novità, sia sulla parte storico-artistica, ricordiamo, ecco stiamo vedendo che il quadro, come preciso, fu dipinto a Roma nel 1600, non a Palermo come si pensava nel 1609. Ah. Ma no, soprattutto novità eh, sul fronte della cronaca e quindi ricostruisco in qualche modo qualche tassello per esempio su richieste di riscatto che erano pervenute o l'identità diciamo dell'acquirente dell'antiquario dell svizzero che acquistò la natività però ecco il libro è proprio in uscita non, non anticipo nulla di più <ride> va bene allora aspettiamo eh, senta Michele Cuppone io la lascio ovviamente al suo libro le sue ricerche appena uscirà Ce lo faccia sapere perché magari lo acquistiamo. È sempre bello fare no, un viaggio dentro l'arte. Grazie davvero a Michele Cuppone, grazie di essere grazie stato con noi a TG2 Italia. Eh, Vittorio Sgarbi, non possiamo dimenticare che oggi, 16 aprile, è l'anniversario della morte di Francisco Goya. 1828 muore in Francia ma nasce in Spagna. Chi è Francisco Goya? Beh, diciamo, prima di toccare Goia vorrei dire che gli studi di Cupone sono interessanti perché portano a Roma il capolavoro disperso. E volevo anche dire che quello è difficile da trovare, ma quello che è finito al Metropolitan sarebbe opportuno che l'Italia lo che richiedesse ritornasse. indietro, perché altrettanto certa la sua provenienza italiana, la negazione di Pietro. Quindi sono usciti più o meno dallo stesso momento. Su quello di Palermo io ho seguito una pista recuperando un capolavoro di Parmigianino interrotto poi dal Ministero degli Interni che ci portava verso la Francia e quindi ci sono state delle piste che come dice giustamente la Capelletti suggeriscono che non sia stato distrutto e che quindi sperabilmente sia ancora Speriamo. esistente, forse certo. in Svizzera. Tra l'altro alcuni mercanti ogni tanto mi chiamano per dirmi forse è segnalato, quindi è una pista viva. Invece Goya è il più importante pittore caravaggesco anche se nulla ha a che fare con lui, che noi possiamo ricordare, quindi hai fatto bene a citarlo, perché se c'è un pittore dopo Caravaggio che ha la stessa prepotenza di vita e la stessa forza di raccontare la storia è Goya, cioè Goya nei suoi tanto, ritratti, Goia. nelle sue composizioni, nella sua, soprattutto nella Quinta del Sordo, nelle ultime opere nere. Un ric forse non l'ha visto Caravaggio, e Caravaggio era molto dimenticato, come dicevo prima, forse non l'ha neanche mai sentito nominare nonostante qualche presenza spagnola come questa e questo fa anche pensare che quel dipinto che in Spagna dalla metà del 600, forse addirittura la prima il dipinto di cui stiamo parlando non era però conosciuto, quindi era fuori della mente, in Italia l'abbiamo scoperto nel 51 in maniera definitiva ma in Spagna questo ritardo rientra nella demonizzazione generale che ha patito Caravaggio, invece quando tu guardi alcuni volti di Goya, vedi che ha la stessa sintesi, io prima citavo Munch, del volto del carnei che sta dietro il nostro Cristo, che è una sintesi formale basata su una rapidità di esecuzione che è tipica della pittura moderna. E Goya è un altro pittore contemporaneo. In Goya c'è l'abisso la, di un'epoca, la coscienza e la forza del potere, c'è il senso del male, la grandezza di Caravaggio, di essere l'unico artista, dopo il bello ideale di eh, Raffaello e dopo la potenza divina di Michelangelo, ad aver rappresentato il male, la malattia, pensa il bacchino malato che certo. sta dalla nostra capelletti, uh -uh. e la morte. Ecco, morte, malattia e male sono i temi che occupano la mente di Goya con una potenza che anche nelle due maglie, la maglia vestida e la maglia nuda, ci fanno sentire che anche l'amore è legato alla morte, che anche la vita non ha nessuna possibilità altro che nella dimensione spirituale. Quindi questa caducità delle cose rende Goya il più grande interprete di Caravaggio sul piano intuitivo o della... Miedesima visione di un mondo che è il mondo dell'apparenza e che lui fa sentire in tutta la sua caducità. Sgarbi, Quando guardi Vittorio... un quadro di Goya, ti senti preso come davanti a Caravaggio. Come davanti al Caravaggio. Io devo dire una cosa: che ogni volta che sì, Vittorio Sgarbi sì. parla di arte, ahimè. Crollo, sono rapita perché, veramente, eh no, perché è capace proprio di portarti all'interno di un quadro, di un'opera d'arte come pochi sanno fare, davvero questo va eh, riconosciuto. Grazie Vittorio Sgarbi di essere stata. Avete stato avuto con... una buona intuizione di, di invitare sia la Cappelletti, sia Cuppone, che sono la Cappelletti, una studiosa. Molto rigorosa, che tra l'altro è stata lungamente a Ferrara e Cuppone, che ha fatto questa bella scoperta: cioè, certo. quell'opera ha una sua compostezza e l'ha spostata dieci anni prima, quindi o nove anni prima, quindi sono due, due contributi importanti. Grazie vi Vittorio, grazie. TG2 Facciamo Italia, insomma, cerca sempre di, di dare il meglio al nostro pubblico a casa. Almeno, insomma, ci adoperiamo per questo con tutta la redazione che fa sempre un grande lavoro. Vittorio Sgarbi, grazie di essere stato con noi. Io proprio rubo 30 secondi okay. alla nostra direttrice, appunto della Galleria Borghese e Cappelletti la riapertura dei musei direttrice sì, sì. che ecco, dobbiamo fare alla Galleria Borghese eh. ci dobbiamo immergere di nuovo in questo nero che forse appunto dal novecento ci piace così tanto questi dipinti così contrastati in certo. cui la luce e l'ombra hanno questo senso così drammatico così violento da restituirci tutta quanta l'intensità dell'esperienza umana no? della religione ma anche eh, di questi altri aspetti più profani e questo è il mondo di Caravaggio, è il che mondo dei pittori dell'inizio del Seicento. Nella stanza di Caravaggio noi abbiamo riportato anche un dipinto di Ribera, per cui questo ah, è quindi, dialogo tra certo, no, Caravaggio certo. e quello che è a Roma, subito dopo la fuga di Caravaggio nel 1606, già da qualche anno dopo, viene considerato l'erede di Caravaggio sì, proprio sì. per questo naturalismo potente. Adesso ce li abbiamo nella stessa stanza, quindi è una stanza che ci racconta. Non solo del percorso di Caravaggio, ma anche eh, di che cos'era la pittura dal naturale, dipingere dal modello, dipingere dal naturale all'inizio del Seicento a Roma e perché questa sia stata una rivoluzione. Del linguaggio che arriva appunto addirittura fino al Novecento, come abbiamo sentito. Incredibile. E sia stata una rivoluzione che non ha lasciato indenne nessuno dei nessuno. pittori e neanche nessuno dei committenti, dei collezionisti che in questo momento, come Scipione Borghese, creavano le grandi raccolte. Le grandi raccolte, grandissime raccolte. Dottoressa Cappelletti, grazie di essere stata con noi grazie a TG2 a Italia. Abbiamo avuto modo di vedere queste meraviglie. Vogliamo tornare nei musei assolutamente con tutte le misure di sicurezza però dobbiamo tornarci perché è parte della nostra storia e tutto quello che è il passato è il nostro presente grazie dottoressa Capelletti di essere grazie stata con noi